Nome, Cavit, anno di nascita 1950, residenza, Ravina di Trento. Cavit è sinonimo di vino. Nata dall'esigenza dei viticoltori del Trentino Alto Adige di offrire la massima qualità e proporre in modo moderno i propri vini, Cavit rappresenta oltre 4.500 viticoltori associati e il 60% della produzione vinicola trentina. Il Consorzio di Ravina raccoglie, esamina e seleziona le materie prime derivanti dalle migliori produzioni delle cantine associate, sottoponendole ad un severo controllo in ogni fase, dall'affinamento all'imbottigliamento. Tra gli impegni di Cavit, in primo piano, anche la formazione e la divulgazione enologica. L'azienda collabora con una delle più importanti scuole enologiche nazionali, l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, Fondazione Edmund Mach, Centro di Sperimentazione Vinicola Avanzata e punto di osservazione per il mondo dell'enologia che forma i tecnici più qualificati. In particolare, Cavit cura con l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige il progetto Il Maso. Prevede l'individuazione di ecosistemi particolarmente favorevoli e, attraverso tecniche di vinificazione molto attente e l'utilizzo di vitigni di particolare pregio, la realizzazione di vini di altissima qualità. Mondo del vino e curiosità. Ne proponiamo due. La prima è legata alla forma del bicchiere che può influire sulla degustazione. Per i vini rossi, la forma panciuta del calice favorisce un'ottima ossigenazione del vino, mentre un leggero restringimento verso il bordo convoglia gli aromi verso i recettori nasali. Per i vini bianchi, invece, si predilige una forma slanciata che ne preserva la freschezza e indirizza le sostanze aromatiche verso il degustatore. Negli spumanti, infine, il bicchiere cerca di evidenziare la luminosità del vino e favorire il perlage. La seconda appartiene alla musica che può influenzare le caratteristiche di un vino. Lo sostiene Clark Smith, famoso enologo che per molti mesi ha analizzato il rapporto tra musica e bicchiere. Per questo studioso, infatti, l'ascolto della musica mentre si degusta influisce talmente sulla sensibilità sensoriale da cambiare il gusto e la percezione di un vino, alterandoli in modo significativo. Inoltre, alcuni produttori credono che le microvibrazioni della musica aiutino la sedimentazione dei residui nei grandi vini da invecchiamento.